Voci dalla Farnesina, in collaborazione con l'agenzia ANSA. Via via che nella storia si sono sviluppati gli stati nazionali, si è reso necessario rispettare alcune basilari regole nei rapporti tra i paesi e tra i loro ambasciatori. Un sistema che nella storia si è evoluto fino a diventare una macchina complessa e che oggi è al servizio della politica estera dei paesi. Qualcosa, insomma, che va molto al di là del cliché diffuso delle regole di Galateo e di etichetta. Questa è Voci dalla Farnesina, il podcast del Ministero degli Esteri realizzato con l'ANSA. Io sono Salvatore Lussu, giornalista dell'agenzia, e in questa puntata vogliamo sfatare alcuni luoghi comuni su che cos'è e che cosa non è il cerimoniale diplomatico. E chi per farlo meglio del capo del cerimoniale diplomatico della Repubblica? Do il benvenuto all'ambasciatore Nico Lambertini. Buongiorno. Buongiorno e grazie. Ecco, inizierei col dire che appunto nel tempo si sono sviluppati diversi tipi di cerimoniale. Oggi in Italia c'è un cerimoniale navale e uno militare. Oggi ci concentriamo sul cerimoniale diplomatico della Repubblica, una dizione precisa che indica un qualcosa di molto delicato, di molto complesso. Lei è a capo di questo sistema, ci può raccontare ai nostri ascoltatori di che cosa si tratta. Sì, grazie. Consentitemi di iniziare con una piccola divagazione, ma io non posso non iniziare questo intervento ricordando il collega Luca Attanasio per un duplice motivo, un motivo emotivamente personale, perché 30 anni fa, in questi giorni, io iniziavo la mia prima missione estera a Kinshasa, quindi con una conoscenza diretta del paese dove Luca ha perso la vita, ma soprattutto perché l'estremo sacrificio di Luca Attanasio ha contribuito a sfatare una serie di posizioni, un po' luoghi, si potrebbe dire luoghi comuni, o comunque posizioni preconcette sulla diplomazia in genere. Ci si è scoperti che c'è ben altra visione in realtà oggi della diplomazia, e tra i maggiori beneficiari di questo inizio di attenzione verso che cosa vuol dire oggi essere un diplomatico, sicuramente c'è anche l'attività da cerimoniale diplomatico. Parliamo di cerimoniale diplomatico della Repubblica perché è appunto fra l'altro creato per legge, e la più antica direzione generale o comunque equivalente nel Ministero degli Esteri, non a caso nella precedenza viene subito dopo i vertici amministrativi e politici il capo del cerimoniale diplomatico. E parliamo del cerimoniale diplomatico della Repubblica perché in realtà è qualcosa di ben più al di là degli esempi che lei ci ha qui fatto, cioè il cerimoniale navale o il cerimoniale eccetera, perché quando ci riferiamo al cerimoniale navale o al cerimoniale delle cerimonie di Stato o altre cose, parliamo appunto di quello che è un po' il cliché, cioè come si svolgono queste attività, cosa si deve fare, dove bisogna stare, eccetera. Quando parliamo del cerimoniale diplomatico della Repubblica parliamo di una realtà ben più complessa che riguarda non soltanto l'organizzazione di eventi. Questo c'è, per carità, è anche piacevole farlo, l'abito giusto da mettere, le precedenze, le onorificenze da indossare, ma riguarda la gestione manageriale di una serie di importanti eventi internazionali, le riunioni, gli eventi internazionali che si svolgono in Italia, le visite bilaterali del capo dello Stato, capo del governo, il ministro degli esteri e in generale tutti gli altri ministri, i viaggi all'estero del presidente della Repubblica italiana, ma anche in questo periodo soprattutto la gestione organizzativa e diciamo della vita del corpo diplomatico accreditato in Italia. È una realtà che porta il capo cerimoniale e gli altri miei colleghi a essere quasi l'amministrazione di un paese di media dimensione italiana, perché a Roma sono attualmente presenti, accreditati, quindi con tutte le privilegi e i doveri riconosciuti dalle convenzioni di Vienna, circa 16.000 diplomatici stranieri. Quindi è un paese, se non sbaglio, il numero più alto al mondo. È la città con più diplomatici al mondo? Forse no, è sicuramente la realtà europea se la batte con Bruxelles come numero di presenze.
Io nella mia carriera ho servito all'OCSE a Parigi. Ecco, Roma c'ha più diplomatici di Parigi. Perché? Perché c'è questa caratteristica unica che oltre a cosiddetti corpo diplomatico accreditato presso la Repubblica, quindi presso l'Italia, come, rifacendo l'esempio di Parigi, c'è poi una grossa componente di organizzazioni internazionali, nel caso romano è la FAO e tutto il polo romano, ma anche altre organizzazioni presenti, tra l'altro noi diciamo Roma, ma presenti in tutta Italia. E in più c'è il corpo accreditato presso la Santa Sede, che è uno stato estero, ma i diplomatici sono residenti a Roma, quindi la gestione della vita, la sicurezza, la protezione, eccetera, 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 in realtà spetta a noi, perché non risiedono in Vaticano gli ambasciatori accreditati presso la Santa Sede. Questo porta a questo numero che, ripeto, forse solo Bruxelles in Europa, forse New York ne ha di più, ma... Insomma, comunque è una delle capitali mondiali della diplomazia. Non c'è ombra di dubbio, non c'è ombra di dubbio, nel bene e nel male, perché poi non sempre... ci sono alcune situazioni in cui non sempre può essere una presenza ingombrante talvolta. È molto interessante, lei sottolineava il lavoro di organizzazione degli eventi internazionali cui partecipa il nostro Presidente della Repubblica o il nostro Ministro degli Esteri, uno dei vostri compiti fondamentali. Che cosa comporta organizzare questo tipo di eventi? Comporta, ovviamente parliamo di due situazioni completamente diverse, quelle del capo dello Stato o dei ministri degli esteri. Il capo dello Stato, una visita di una struttura costituzionale come quella italiana, in cui il capo dello Stato è il capo, è il presidente di una repubblica parlamentare, quindi sono visite in cui la dimensione simbolica è molto importante, ma sono ovviamente anche visite fortemente di sostanza. La visita all'estero del capo dello Stato può avere varie tipologie. La più importante, la più significativa, la più complessa da organizzare è la cosiddetta visita di Stato, cioè è, ogni singolo capo di Stato, non solo il nostro, ne fa massimo 2-3 all'anno, ed è un momento di sublimazione dei rapporti bilaterali tra i due stati competenti. Un'organizzazione di visita di Stato parte mesi prima, oltre che alla definizione della data, che è oggetto di un negoziato che viene condotto soprattutto dall'ufficio del Consiglio diplomatico del Presidente della Repubblica al Quirinale, ma poi si passa alla fase operativa e lì subentriamo noi. Quindi qualsiasi visita di un capo dello Stato all'estero è preceduta da 1-2 missioni del cerimoniale diplomatico nel paese di riferimento. E sì, in estrema sintesi, che la cosa sarebbe troppo lunga da spiegare, ma si passa in rassegna passo passo ogni singolo momento della visita di Stato, si delinea i luoghi dove si svolge la visita di Stato. Sì, per esempio, una caratteristica che il nostro paese ha e che altri non hanno è che può capitare molto spesso che la visita del Presidente della Repubblica avviene in realtà dove sono presenti grosse comunità di origine italiana, e quindi bisogna organizzare un incontro, e sono momenti, per esperienza diretta, sicuramente più emotivamente forti, in cui il capo dello Stato incontra i connazionali, che dall'ottica dei connazionali l'Italia incontra i connazionali. Però questo bisogna organizzarlo, anche perché perlomeno in epoca precedente all'attuale situazione emergenziale tutto questo si traduceva in un bagno di folla, quindi potete immaginare le questioni organizzative, di sicurezza, certo. Eccetera, eccetera, eccetera. Visite più semplici sono quelle ufficiali, ma dove comunque la situazione di organizzativa è un'organizzazione complessa. Perché dico questo? Perché alla fin fine, ed è una cosa che dico anche spesso quando incontro i giovani appena entrati in carriera, per lavorare al cerimoniale diplomatico uno deve avere una mentalità estremamente manageriale e la gestione di una realtà complessa. In più, con il segreto di fondo
che esiste un concetto astratto che è il cerimoniale del momento, ma che è essenziale perché le cose si possano svolgere nella maniera migliore. Noi ci rifacciamo a tutta una serie di regole, di prassi, di esperienze, eccetera, ma non bisogna mai essere ingessati. Cioè, se uno organizza un evento nel quale a un certo punto facciamo qualcosa che oggi tutti quanti sogniamo, ma che il Presidente della Repubblica decide di abbracciarsi col suo omologo, o, esempio concreto, incontro a Trieste con il Presidente sloveno, con tutto quello che la storia di quella regione comporta, alla visita a una foiba il Presidente Pahor prese la mano del Presidente Mattarella, e ancora oggi si ricorda tutti. Ecco, questo non era previsto dal cerimoniale, ma non è che a un certo punto il capo cerimoniale si mette lì dicendo no, questo non è possibile perché non è previsto, cioè, quindi bisogna avere anche questa elasticità, mentalità. Io sostengo sempre che per un diplomatico che entra in carriera, per un giovane diplomatico che entra in carriera, l'esperienza al cerimoniale è essenziale, perché ti dà una ti mette a prova le tue capacità organizzative, di velocità, di concentrazione e manageriale, in altre parole. Queste, per esperienza, mi parla un diplomatico che ha fatto metà della sua carriera all'estero, è essenziale poi nel servizio estero. Bene, lei ha accennato i cambiamenti imposti dalla pandemia, tutti ci siamo dovuti adattare in qualche modo, sicuramente anche voi avrete cambiato qualcosa nella vostra organizzazione in quest'ultimo anno. Abbiamo cambiato tanto, l'attenzione si è concentrata moltissimo ovviamente sul corpo diplomatico accreditato in Italia, perché gli eventi internazionali sono andati scemando per ovvi motivi, nessuno viaggia veramente più, mentre bisognava gestire anche in questo caso, prima di tutto, la sicurezza sanitaria di questo ampio rappresentanza presente in Italia. Noi sin dalle prime settimane ci siamo concentrati su avviare un canale di comunicazione dedicato che potesse aiutare a risolvere i problemi che si presentavano e le emergenze che si sono presentate, perché noi abbiamo avuto dei casi di emergenze sanitarie che hanno riguardato il corpo diplomatico accreditato a Roma. Tra l'altro, quando io dico il corpo accreditato, bisogna considerare che l'Italia è, anche per la sua storia, uno dei paesi dove c'è la più estesa rete di consolati stranieri, perché, inutile che spiego, tutti lo sappiamo, la nostra storia nazionale comporta che ci sono delle realtà nazionali molto forti, molto, molto peculiari, e quindi Milano, in questo caso, se non è la prima, è sicuramente la seconda o terza città al mondo per numero di consolati stranieri presenti, se la gioca tra New York, San Paolo e Shanghai. Ma anche altre realtà, io sono di Napoli e a Napoli ci sono consolati operativi presenti, in più con la moltiplicazione delle comunità straniere residenti in Italia, quindi tutto questo ha comportato un'attenzione verso tutto il paese. Abbiamo avviato questo canale informativo che ha consentito all'inizio di superare le fasi più difficili. Adesso la grande questione in via di definizione, ma ancora da chiudere nei suoi contorni, è il processo di vaccinazione del corpo diplomatico accreditato in Italia. E, ripeto, sono 16.000 numeri, che non sono enormi rispetto al numero di vaccinati che devono essere sostenuti in Italia, ma sono comunque 16.000 in più in una gestione che comporta per oltre la metà diplomatici che per loro scelta, nel loro pieno diritto, non sono iscritti al sistema sanitario nazionale ma sono coperti da assicurazioni private. Insomma, quindi, questo è un esempio, credo, pratico, che volevo dire prima, cioè il diplomatico che lavora al cerimoniale si trova a dover fronteggiare una serie di questioni, di sfaccettature, di problemi che guardano tutti gli ambiti della vita concreta, insomma. Esattamente. Bene, io la ringrazio, ambasciatore Lambertini, per questa panoramica di questo mondo del cerimoniale diplomatico della Repubblica, e ringrazio gli ascoltatori. Vi do appuntamento alle prossime puntate del nostro podcast. Vi ricordo, ogni mercoledì
nuovi episodi su tutte le principali piattaforme. Una buona giornata e a presto.